Allora, non sono state rinunce così spontanee, perché quando uno deve chiedere 10 volte vuol dire che non sono così spontanee. Comunque, è mezz'ora? Sì. Allora, quindi, allora in mezz'ora io devo molto tagliare. Vado per flash su diverse questioni. Allora, la prima questione è quella relativa al fatto che abbiamo fatto un congresso, i congressi di base si sono conclusi, su 2 mozioni. Questo ha suscitato, diciamo così, un po' di nervosismo, ecco. Allora, per farla breve, io sono tra quelli che pensa che un'organizzazione di massa, se vuole rimanere un'organizzazione di massa in futuro, non può che essere un'organizzazione di massa democratica, e quindi non può che concepire la democrazia e il confronto tra posizioni diverse come un fatto positivo e non come un problema. Tanto più per un'organizzazione che si batte per affermare la possibilità che sui contratti si possa votare su posizioni diverse, perché questo abbiamo chiesto nell'accordo separato fatto da CISL e UIL. Sarebbe strano che mentre chiediamo agli altri di fare referendum su posizioni diverse e gli altri ci rispondono che non è possibile, eccetera, e poi non si può fare perché altrimenti c'è la lacerazione tra i lavoratori, eccetera, quando parliamo della democrazia all'interno della nostra organizzazione, questo diventa un problema. Credo che questa questione, in realtà, ragionando anche sul futuro, è la prima questione posta rispetto, perché adesso abbiamo tutti i giovani meno, ma esperienze alle spalle. Se ci fosse stato un documento solo, tutti eravamo a posto, tranquilli, non c'era nessuna discussione, era tutto più tranquillo, anzi in 15 giorni potevamo fare il congresso, così evitavamo di perdere alcuni mesi. Quindi la prima questione è questa del rapporto con la democrazia, che riprenderò poi alla fine su una serie di questioni. Perché, al di là adesso di questa o quella posizione, o di questo o quell'aspetto, ma qual è l'elemento di fondo che sta alla base della discussione che abbiamo avviato? Che abbiamo svolto soltanto in parte. Abbiamo svolto soltanto in parte, perché in molti casi, invece di discutere del merito, tranquillamente del merito di posizioni diverse, si è trascesi da una parte o dall'altra in reciproche accuse: tu vuoi distruggere la confederalità, tu vuoi sciogliere lo SPI, voi volete fare questo, quell'altro, eccetera, eccetera, che a quel punto non si è discusso di merito, si è corso il rischio di fare una discussione, in questo caso veramente che non serve a nulla. Non serve a nulla, nel senso che non è in discussione, insisto, il fatto del fatto che non c'è nessuna scissione, è persino fastidioso dirlo, ecco, diciamo così, anche per chi come sottoscritto, come dire, ha fatto tutta la sua vita nell'organizzazione, ma è persino fastidioso dirlo. Queste questioni ci hanno permesso di fare soltanto in parte una discussione vera, perché la discussione vera sta nel fatto dell'analisi della situazione che noi stiamo attraversando e di come siamo messi. Questo è il punto. Della fase che stiamo attraversando, ma direi tutto il sindacalismo sta attraversando, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, perché i processi avvenuti in questi 30 anni, che sono sfociati in questa crisi devastante, perché bisogna essere coerenti poi con le parole che si dicono, se si dice che questa crisi è una crisi devastante,
che è soltanto paragonabile a quella del 29, anzi per certi aspetti bisogna essere conseguenti. Da una parte che la crisi devastante ci ha sbattuto sul muso, che cosa? Ci ha sbattuto sul muso 30 anni, gli ultimi decenni, di un'idea dello sviluppo e di un modello sociale che è stato costruito e assegnato la storia sia sociale che politica dei diversi paesi, che è nato ed è a partire da una sconfitta del movimento sindacale. Vogliamo una data d'inizio? È 1980. La Thatcher in Inghilterra con la sconfitta della lotta dei minatori, i 35 giorni alla Fiat per quanto riguarda il nostro paese, la vicenda di Reagan con i controllori di volo sostituiti dall'esercito. Sono i tre elementi simbolici che segnano un passaggio di fase che è stata quella della vittoria, chiamiamo le cose per nome, della vittoria dell'idea neoliberista del mercato, eccetera eccetera, con un processo nuovo e anche inedito dove non sono sufficienti le categorie tradizionali per leggere questi processi, che non avevamo capito nella sua dimensione, non aveva certamente capito il mondo della politica, ma neanche noi avevamo capito nella sua dimensione, nel rapporto e nell'intreccio che si è costruito tra globalizzazione, finanziarizzazione e riorganizzazione del sistema delle imprese. In questi tre elementi che hanno segnato quella fase, tutta quella fase ci ha portato oggi di fronte ad una crisi che, insisto, non è una questione, è il prodotto di tutta una serie di nodi che vengono al pettine, perché inerisce il fatto che siamo di fronte ad una crisi, al di là delle stronzate che si dicono cosa succede il prossimo mese, 15 giorni, tutti i nodi sono venuti al pettine, è una crisi finanziaria, economica, di carattere nel rapporto con l'ambiente, è una crisi energetica, è una crisi alimentare. Tutti i nodi sono venuti al pettine di un modello di crescita così come si è definito in questi decenni. Per dirla in altri termini, sempre per andare per flash, l'assetto della Seconda Guerra Mondiale è finito. Quell'equilibrio determinato dalla Seconda Guerra Mondiale, costruito attorno agli Stati Uniti ad un sistema monetario fondato sul dollaro, oggi è saltato, perché la geografia oggi del mondo, dei poteri economici, dei poteri persino militari per certi aspetti, non è più quella che era in altre epoche storiche. Questa è la tipica fase dove il riequilibrio delle forze sarebbe stato fatto attraverso uno strumento che ovviamente sarebbe assolutamente da evitare. Sta di fatto che rispetto a questa dimensione della crisi, per cui hanno fatto, che so, l'Aquila, il G8 era tutta una finta, perché tutti sapevano che il G8 è finito, perché non è più una situazione dove i paesi più industrializzati decidono, poi si è passati al G20, adesso in realtà c'è più il G2 che il G20, cioè tra gli Stati Uniti e i cinesi, come si è visto nel fallimento della conferenza a Copenaghen sul clima. Allora, in una situazione di questo genere, in assenza di una, sia di qualsiasi progettualità, ma di una risposta di carattere internazionale e tantomeno europea, quella che si sta determinando oggi è una vera e propria guerra commerciale, gli uni contro gli altri.